Siamo in compagnia di Lautaro Martinez, anche in diretta su Facebook. Lautaro, intanto ti chiedo il sapore di questa vittoria, perché in realtà non siete mai stati in difficoltà in tutti i 90 minuti, però certamente non era facile giocare su un campo pesante come questo. Sì, lo sapevo, non era facile giocare qua in un campo pesante, pioveva, allora abbiamo fatto una bella partita, un bel lavoro e siamo contenti perché portiamo 3 punti a casa importantissime per la classifica. Intanto anche grazie per provare a parlare italiano, perché in realtà sei bravissimo, però si vergogna, piano piano però inizia a buttarci giù qualche parola in italiano. Tornando alla gara di questa sera, secondo te dove siete stati più bravi, in quale reparto del campo? Chiaramente poi i gol dimostrano, no, che la squadra che li fa ha sempre ragione, però anche a centrocampo ci sono stati tanti duelli. Sì, sappiamo che non era facile, il campo era brutto, abbiamo giocato sempre alla seconda palla, all'spazio, con una punta che veniva incontro, l'altro attaccava la profondità e così abbiamo fatto il primo gol. La partita l'abbiamo aperto subito, 12 minuti credo, e nada, siamo contenti perché, come ti ho detto prima, abbiamo giocato una partita intelligente con una squadra dura e abbiamo portato a casa 3 punti importanti, perché noi lavoriamo per questo, per portare a casa tutti i punti dove giochiamo. A proposito di inizio partita, tu stai segnando a raffica, ma soprattutto nei primi 30 minuti di gioco. È una statistica curiosa questa che ti riguarda, vuol dire che tu entri proprio in campo e si può dire che l'Inter parta già 1-0 quando giochi? No, è così, però sì che sono molto concentrato prima della partita. I primi minuti sempre sono importanti per aprire subito la partita e lavorare con tranquillità. Allora dobbiamo continuare così a lavorare settimana, giorno a giorno e fare il meglio per l'Inter. Ti faccio l'ultima, poi ti saluto. Torna la Champions League, memore anche di quanto è successo in casa del Barcellona e a Dortmund. Quali sono gli errori da evitare in casa dello Slavia, considerato però che la squadra ceca ha buone statistiche in Champions League? Sì, dobbiamo essere intelligenti, preparare la partita in questi giorni, recuperare dello fisico e andare lì a fare il meglio per portare a casa 3 punti, perché lo sappiamo che siamo indietro, siamo in difficoltà e dobbiamo vincere per forza. Allora dobbiamo essere intelligenti e fare la partita giusta per portare 3 punti a casa. E allora grazie, e grazie anche per la prima intervista in italiano. E spero che sia stato bien. Grazie. Bien. Grazie, ciao. Siamo qui in compagnia di Stefan De Vrij. Complimenti per la vittoria, ma soprattutto per il primo gol stagionale. È più bello per un difensore fare gol ogni tanto oppure negare il gol agli avversari? Per la domanda, tutte e due sono belle ovviamente, e ci dà tante soddisfazioni, ma pure segnare è bellissimo ovviamente. Tornando chiaramente sulla partita di questa sera, invece è un gruppo che continua a lavorare e i risultati si vedono tanto in campo, perché qui a Torino la vittoria mancava da un po' di tempo. È un gruppo che non lascia nulla al caso, prepara le partite proprio nel minimo dettaglio, così come vi chiede Antonio Conte, corretto? Sì, giusto così. Entriamo in campo preparati, sappiamo cosa fare, come far male gli avversari. Oggi siamo stati bravi, abbiamo sfruttato e fatto gol alla prima occasione, poi ci dà fiducia, abbiamo continuato a giocare, a creare, e non siamo mai stati in difficoltà. Max. Ciao Stefan, ovviamente complimenti per il gol fatto, e credo che tu abbia risposto alla prima domanda di Ilaria. Sei riuscito a non far fare gol agli avversari e anche a fare gol oggi, quindi direi che hai ottenuto il massimo risultato da questo punto di vista. E ti volevo chiedere, la decisione di non impostare da dietro e di tenere la difesa poi bassa quando attaccavano gli avversari è stata fatta poi in funzione del fatto che c'era un campo estremamente pesante? Perché credo l'idea fosse quella di, la solita idea vostra è quella di partire da dietro. Questa sera lo avete fatto molto meno, credo che fosse in funzione del campo, mi sbaglio. Giusto? Sì, è andato così, abbiamo già visto in riscaldamento che c'era
che il campo era bagnato, che c'era era difficile costruire dal basso, troppo rischioso ogni tanto, quindi abbiamo costruito di meno, ma comunque siamo stati bravi a leggere quello che la partita ha chiesto. Quindi bravi tutti. Ciao Stefan, ti faccio anch'io un'ultimissima domanda, spero che tu riesca a sentirmi. Guarda, tu sei stato per due volte consecutive MVP in base ai numeri che abbiamo raccolto noi, ci sono buone probabilità che tu lo possa essere per una terza volta consecutiva. È la tua miglior stagione questa secondo te? È difficile rispondere a quella domanda ora perché è solo novembre, ci sono ancora tantissime partite da giocare, quindi chiedimi quella domanda alla fine dell'anno e poi vediamo, speriamo che la risposta sarà sì. Ben ritrovato a Federico Di Marco, com'è andato intanto questo esordio stagionale? Perché tu avevi già esordito con l'Inter sia in Europa League che in Serie A, però forse questa partita ha un sapore diverso? Sì, comunque sono state due doppie gioie, dai, vittoria e esordio sono state perfette, dai, perché comunque venire a vincere a Torino è stata, poi su questo campo qua, è stata una vittoria importantissima. Max? Sì, ciao Federico, complimenti per la vittoria, sì, di questa sera. Volevo capire da te quanto è stato importante per te entrare questa sera. So che può essere semplice e banale, però nella testa di un giocatore entrare a far parte definitivamente con la partita, anche se è dei minuti che hai giocato, di un gruppo che sta facendo così bene, quanto è importante per te? No, per me è importantissimo, comunque era tanto che non giocavo. Ringrazio comunque i compagni che comunque mi hanno sempre aiutato. E niente, cioè, sono contento. Comunque noi dobbiamo continuare a lavorare così, perché solo se continuiamo a giocare così possiamo lottare per lo scudetto. Ciao Federico, ti chiedo anch'io una domanda, perché oggi con il tuo ingresso e con quello di Borja Valero l'Inter ha praticamente fatto giocare quasi tutti i membri della rosa, esclusi ovviamente i portieri. Ecco, sotto questo punto di vista, quanto è importante per il gruppo avere la considerazione di un mister che sostanzialmente vi ritiene tutti utili alla causa? Ecco, sembra scontato, ma alla fine molte squadre non lo è. No, certo, penso che oggi abbiamo chiuso, cioè, con i giocatori comunque abbiamo giocato tutti. Cioè, penso che il mister debba fare le sue scelte in base alla partita, quindi cioè, noi giocatori, io per primo, devo lavorare come sto facendo e meritarmi comunque di giocare. Grazie, grazie mille a... Aspettate, faccio l'ultima domanda, Federico, certo, Di Marco, perché ho una curiosità. Per te è indifferente giocare su una fascia o sull'altra, o hai un posto preferito? Ma no, l'importante è che gioco, cioè giocare a destra o a sinistra è uguale. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Grazie.